Oggi proveremo qui al McAfee a provare e di provare a parlare degli obiettivi di sviluppo sostenibile che immagino ormai non ci sia bisogno di essere spiegati, cioè anche se velocissimamente sono gli obiettivi approvati nel 2015 delle Nazioni Unite a New York e che hanno come obiettivo il raggiungimento di 16 goal e 169 target entro il 2030. Sono fortissimamente legati al concetto di sviluppo sostenibile, ossia la capacità di soddisfare i fabbisogni del presente senza andare ad intaccare i fabbisogni delle generazioni future, cosa che sembra facile a dirsi, non facilissima di fatto a farsi. E quello che vorrei provare io a considerare oggi è provare a parlare di sviluppo sostenibile da un punto di vista di opportunità e non di qualcosa che viene in qualche modo imposto, è qualcosa che ci ritroviamo a dover sviluppare a tutti i costi, ma poi di fatto non capiamo neanche il perché. Anzi, ci sono una serie di barriere all'ingresso, perché se noi andiamo a considerare quanto costa essere sostenibile, parliamo ovviamente delle aziende, io rappresento le aziende agricole, le aziende dell'agroalimentare, e di fatto è un costo se si fa un'analisi superficiale del concetto di sostenibilità e di capacità di raggiungere gli obiettivi. È un costo perché? È un costo perché bisogna modificare i propri processi. Modificare i processi all'interno di un'azienda implica un cambio di passo, implica degli investimenti nuovi, indica dei cambi di macchinari, indica dei campi di logistica, di cambio di consumo di energia e via via dicendo. Implica anche una serie di cambiamenti non solo di processo ma anche di prodotto, perché fare un prodotto che sia più sostenibile indica che ci siano delle modifiche da apportare, quindi è un costo incredibile per un'azienda che da un giorno all'altro debba cambiare i propri processi e i propri prodotti. Ma il costo maggiore che abbiamo è il costo di cambiamento di pensiero, perché un management che da un giorno all'altro è obbligato a cambiare i propri processi, i propri prodotti, capite bene che a livello verticistico deve instillare nella mente delle persone che lavorano nell'azienda un cambio di passo, un cambio di prodotto e soprattutto un cambio di comunicazione, quindi bisogna fare delle grosse politiche di comunicazione rispettivamente a quello che si sta facendo. E tutto questo è un costo, la sostenibilità costa ed è una grossa barriera all'ingresso. Però se andiamo a vedere un po' la situazione, quanto costa però oggi non essere sostenibile? Quanto ci costerebbe oggi come azienda, ma come anche come organizzazioni, pensare di tenere lo sviluppo sostenibile da qualche altra parte? Pensare che sia solamente una moda o pensare che sia qualcosa che, come dicevamo prima, debba essere imposto e non un'opportunità? Non essere sostenibile oggi ci costa perché perdiamo segmenti di clientela. Il consumatore medio, fortunatamente, per un motivo o per un altro, quindi forse per Greta, forse per no, forse per le politiche degli stati, forse perché le Nazioni Unite qualcosa la stanno facendo veramente, sono sempre più attenti al tema della sostenibilità e vogliono prodotti che siano sostenibili, che siano certificati, che siano sicuri. Vogliono prodotti per cui la realizzazione di oggi non abbia intaccato e non intaccherà appunto le risorse del futuro. E allora quindi nel cambio di paradigma noi dobbiamo cercare oggi, da aziende lungimiranti, da rappresentanti di organizzazioni lungimiranti, da rappresentanti di istituzioni lungimiranti, dobbiamo provare a creare valore sostenibile. Quindi rimanere business oriented come giusto che sia per tutte le attività economiche, ma che ci sia uno sviluppo sostenibile, ossia che abbia una responsabilità sociale, che abbia una responsabilità ambientale e che abbia una responsabilità economica. La cosa per cui noi abbiamo sviluppato un modello, un manuale che uscirà fra pochi giorni, che si chiama SDGs for Business, è proprio basato sul tema dello sviluppo sostenibile che abbraccia tutti e tre, partendo però dal concetto della sostenibilità economica. Perché se noi partissimo come business dal concetto di sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale senza considerare il valore per l'azienda, facciamo il passo del gambero e ci ritroviamo a essere quelli che calcolano solamente il costo della sostenibilità. Se invece noi partiamo da una sostenibilità economica per l'impresa e abbiamo poi una ricaduta sociale e ambientale, capite bene che il passo cambia e diventa molto più interessante per le aziende, molto di più. La sostenibilità deve entrare nella cultura aziendale, già lo sta facendo, le grandi aziende già lo stanno facendo, i piccoli produttori stanno ancora cercando di capire come devono fare. Secondo uno studio che abbiamo fatto insieme al CNR, all'INSO, l'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale, tutta una serie di all'ASVIS,
direttamente lavorando col professor Giovannini, a Confagricoltura, anche al World Farmer Organization che ci ha supportato dal primo momento su questo nostro progetto. Bisogna considerare che l'agricoltura da soggetto che subisce le politiche e quindi vivendo in un'azione di azione e reazione, cosa sta succedendo? Cambiano le politiche, io devo cambiare il mio modo di fare le cose, quindi ripartiamo dal costo, ripartiamo dalla necessità di cambiare i processi. Io inizio ad essere qualcuno che anticipa i processi e il mondo dell'agroalimentare oggi, e sfido chiunque a mettere in discussione questa mia affermazione, il mondo dell'agroalimentare oggi è al centro, oddio, è al centro di una serie di politiche atte alla modifica del cambio di passo, del cambio culturale delle aziende. Oggi tutti quanti sono più attenti a quello che mangiano, tutti quanti sono più attenti ai processi, l'azienda dell'agroalimentare può modificare la cultura delle persone. Per farlo ha bisogno quindi di avere uno sviluppo sostenibile che abbia una nuova visione imprenditoriale e l'adozione di tecnologie abilitanti, quindi deve essere in grado di poter migliorare questi famosi processi e questi famosi prodotti. Prendendo un business model canvas, che di fatto è uno strumento molto molto utile che ormai come modelli di business viene utilizzato tantissimo, in pratica per chi non lo sapesse il business model canvas è un business plan super veloce, super rapido, che non contiene numeri ma contiene solamente concetti, che in tempo reale riesce a darti la fotografia della tua attività economica avendo al centro la value proposition, ossia il valore offerto. A destra la parte dei clienti, ossia le persone alle quali l'azienda si rivolge, e a sinistra invece ci sono tutti i soggetti che ti aiutano a realizzare questo valore offerto. Poi in basso ci sono i costi e i ricavi. Quindi a sinistra diciamo c'è la parte dell'efficienza, mentre a destra del modello c'è la parte dell'efficacia. Nei modelli di business di oggi non è inserito il tema della sostenibilità. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo aggiunto il tema della sostenibilità nella parte dei costi, dove sono economici, sociali e ambientali, e dei ricavi, quindi che tipo di ricavo ho io dal punto di vista economico, sociale e ambientale, e utilizzo i Sustainable Development Goals che abbiamo riclassificato in base al settore di appartenenza, nel nostro caso quindi l'agroalimentare e l'agribusiness, li rimappo in base a tre diverse strutture con un modello di Venn, quindi i key, complementary e horizontal. Io nei key vado a vedere quali sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile, poi i target che sono tipici della mia attività economica. Nel caso dell'agroalimentare ci viene subito da pensare al 2, al 12, al 15. I complementary invece sono quelli per cui hanno dei target, sapete che ci sono i goal, i target e gli indicators, hanno dei target secondo i quali io posso calcolare il mio investimento che andrò a fare, calcolandone il beneficio e la compliance, ossia la complementarietà che ho con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi praticamente cosa faccio? Io vado a fare un investimento per diventare più sostenibile, per guadagnare di più, prendo il mio target, lo inserisco nelle varie parti, lo inserisco tra i partner, tra le risorse, tra i clienti, di fatto comunque sta al centro della mia value proposition, faccio l'investimento e ho un impatto positivo. Ho un impatto positivo che posso misurare, che posso calcolare, ho un impatto positivo che mi permette di raggiungere gli obiettivi da un lato, e di raggiungere, quindi gli obiettivi globali da un lato, e gli obiettivi aziendali dall'altro, ossia fare profitto in modo sostenibile. Abbiamo pensato con le persone con cui abbiamo sviluppato il manuale che ci debbano essere a vari livelli, quindi dal piccolissimo, ossia dalla piccola azienda che cambia approccio, all'istituzione sovranazionale, ossia UN, Nazioni Unite, 5 mosse che possono essere già da oggi, appena finiamo qui, attuabili da chiunque di noi abbia delle piccole imprese. La prima cosa da fare è il cambio di paradigma, ossia io non penso alla sostenibilità come a un motore di creazione di pensare alla sostenibilità come un motore di creazione di valore per l'azienda, per i clienti e per la società, e non come un'imposizione. Quindi non più concetto top down, imposto bottom up, tutti quanti sviluppano il vantaggio di essere sostenibili, si cresce e c'è il cosiddetto spread in cui ci si allarga a catena. Semplificare obiettivi e sfide di carattere globale in azioni concrete, misurabili e coerenti con l'attività dell'azienda. Se tutte le aziende del mondo, pensate, se tutti quanti avessero un piccolo investimento in tema di sostenibilità e ci guadagnassero,
varrebbe molto di più di 1000 imposizioni sovrastatali e di 1000 regole e regolamenti, perché il sistema funzionerebbe a effetto domino e a effetto circolo virtuoso. Agire su componenti del sistema azienda che permettono di rendere l'attività produttiva sostenibile nel tempo, quindi capire quali sono gli SDGs, perché per me sono distintivi, quindi non pensare da un giorno all'altro di svilupparli tutti, lì ci si va solo a schiantare, ma pensare a quelli che sono distintivi, piccoli passi ma efficaci. Creare un modello di business capace di generare valore e livelli di sostenibilità incrementale, cosa significa? Che se io tra i miei partner aziendali, quelli esterni, metto solamente persone che hanno un livello già alto di approccio alla sostenibilità, in un circolo virtuoso magnifico diventa incrementale. Quindi io lavoro con lei, che lavora con lei, che lavora con lei, tutti e tre siamo sostenibili, l'impatto diventa sostenibile al massimo, e chi non è sostenibile viene automaticamente tenuto fuori dal modello di business. Quindi, di nuovo, non c'è nessuna regola ufficiale, nessuna norma che tiene fuori il soggetto che non applica la sostenibilità, ma è proprio il mercato stesso che lo tiene fuori. Stabilire obiettivi di compliance coerenti con gli obiettivi di business. Alla fine di tutto io devo sviluppare il mio business con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 5 piccole mosse per cambiare il paradigma, 5 piccole mosse per garantire un reddito domani ai piccoli agricoltori, ma anche ai grandissimi soggetti dell'agroalimentare, alle istituzioni e a tutti quanti, 5 mosse che possono essere attuate già da adesso, basta semplicemente volerlo. Grazie mille.